Bentornati sul mio canale. Oggi grandissimo video, sono felicissimo, non sto più nella pelle perché dopo esattamente un mese mi è arrivato un pacco che era disperso nel nulla per colpa di SDA. Allora, questo pacco è stato spedito vicino Benevento il 13 del mese scorso. Oggi, giorno in cui io giro il video, che verrà caricato però domani, oggi è il 14, quindi un mese e un giorno esatto per un pacco che doveva mettercene 3/5. Capisco il momento particolare in cui ci troviamo, ma sparire per un mese, soprattutto il tracking, me lo dava in consegna, poi non era vero, di nuovo tentativo, risultava che io ero chiuso come se fossi stato un negozio. Dopodiché mi dava che il pacco era ritornato al mittente. Ringrazio la venditrice Irene, una collezionista, una ragazza che mi ha venduto queste bambole e che anche lei si è prodigata, è andata a chiedere in posta. Io ho fatto 1000 segnalazioni, ho scritto anche su Twitter. Grazie Daniela per avermi consigliato di usare la pagina Twitter delle Poste Italiane. Comunque, dopo un mese, ragazzi, io non ci credo perché qua dentro c'è il valore di più di 330 euro. Questo è il prezzo che ho pagato io, ma il valore è più alto. Quindi potete capire e immaginare come stavo sapendo che questo pacco era disperso. Poi, magicamente, 20 minuti fa, un quarto d'ora fa neanche, sono venuti a consegnarmi questo pacco. Fra l'altro, un tizio che non avevo mai visto, vestito normalmente, senza divisa, senza camioncino dell'SDA, ma con un furgoncino bianco. E poi mi ha anche chiesto 9 euro da pagare perché mi indicava la bolla di accompagnamento delle poste dove c'è scritto 9 euro, ma è ovviamente il costo che ha speso la venditrice. La mittente che ha spedito il pacco. Quindi mi sembrava abbastanza confuso di suo. Non era SDA che mi ha consegnato il pacco. Non lo so, ma io ce l'ho qua e sono veramente, veramente. Un attimo che me lo voglio un attimo abbracciare. Perché veramente sono stati momenti di panico. Detto ciò, andiamo a deboxare. Ah, mamma mia, ragazzi, veramente non potete capire. L'avevo dato per disperso, mai, mai rassegnarsi, fate 1000 segnalazioni. Purtroppo l'SDA, la sede qui fuori Bologna, il telefono era sempre occupato, era fuori servizio, cioè l'avevano messo occupato loro, era fuori servizio così. E quindi ho fatto reclami su reclami, veramente, ho scritto le due mail, ho fatto il reclamo tramite Twitter, cioè veramente è stata una vera, vera tragedia. In realtà i pacchi persi erano due, in uno c'era la famosa Switch che io avevo comprato, ma essendo un venditore eBay, quella addirittura me la dava consegnata a casa mia e non era vero. Dopodiché è stato anche quello aggiornato il tracking ed è tornato indietro. Allora, il venditore, molto preciso, molto onesto, molto dopo un mese che io comunque rompevo le scatole, perché giustamente lui diceva: ma io vedo che a te ti è arrivata consegnata, anche lì ho dovuto fare 1000 reclami. Quando il tracking si è aggiornato, che è ritornato a Napoli, dove appunto il venditore ha la sede al negozio, mi ha finalmente rimborsato. A questo punto mi viene da chiedere: mi tornerà anche quella? Mi arriverà anche quella? Se mi arriva anche quella, io devo scrivere subito al venditore e fargli sapere che mi è arrivata e gliela rimanderò indietro, perché ormai la Switch l'ho comprata da un'altra parte, quindi va bene, veramente che odissea, veramente che odissea. Eccoci qua. Oh, mamma mia, Rummo, la pasta Rummo. Allora, sono veramente su di giri, troppo contento. Non so, mi sa che è un po' storto questo video oggi, ma ero veramente troppo emozionato perché volevo aprire assolutamente lo scatolone. Allora, ne vedo già una delle due bambole acquistate. Fra l'altro, allora, vi dico subito che una è una pur Nemo, ma una signora pur Nemo, perché eccola qua, la Sugar Dream Mint Unicorn, che è stupenda, è bellissima, la Mew Unicorn.
veramente contento, ma la novità in realtà è che ho preso una Kiki Pop. Io in passato ho avuto una Kinoko, che sono quelle in resina. Non avevo mai preso una Kiki Pop. Oddio, ho il collo un po' storsellato e gli si è staccata anche la mano. Però va bene. C'è da dire che effettivamente non è che c'era un grandissimo imballo. Però ho cercato di mettere le scatole abbastanza chiuse. Eccola qua, sono veramente molto contento. Anzi, eccole qua. Madonna! Che disperazione, figlie mie, quanto mi avete fatto disperare a papà vostro. Allora, ovviamente sto un po' esagerando, ma neanche poi più di tanto, perché ripeto, uno può essere collezionista oppure no, può amare le bambole oppure no, però comunque stiamo parlando di un valore abbastanza alto e voi capite che sinceramente io non volevo assolutamente perdere questi soldi. Allora, andiamo subito velocemente ad aprire la Sugar Dream, la Pur Nemo. Stasera so con cosa giocare. Ah, che bello, che bello, che bello. Che poi ieri ho fatto la foto. Chi mi segue su altri social come Facebook, Instagram, eccetera, ha visto che io ho fatto una foto della mia famiglia di Pur Nemo. Ecco, a saperlo aspettavo e l'avrei fatta oggi. Eccola qui. Veramente, veramente io la adoro. Odio come sempre questa discromia incredibile, forse in video si vede meno, del colore. La bambola sarebbe in white skin, ha la faccia bianca e il corpo, pur essendo white skin, è rosato, che a confronto di un normal skin, se messo a confronto, si vede la differenza. Però con la testa matcha malissimo. Allora, di questa serie io ne ho già un'altra, ho la Coron, e io adoro tantissimo, poi c'è il cerchietto, le scarpe e una borsa. Io adoro tantissimo questa serie perché è bellissima, ha dei vestiti veramente fantastici. Poi lei in particolare perché ha questa magliettina con l'unicorno. Mi piace veramente tantissimo, sono troppo troppo contento. Andiamo ad aprire però la Kinono, no, la Kiki Pop, la Kiki Pop. Sono veramente... Allora, anche lei è in white skin. Mi piaceva particolarmente il modello, più che altro per il trucco. Ah, che bello, che bello, che bello. Ci sono delle manine di ricambio che si possono usare. Adesso ve le faccio vedere. Sia come mani giunte, diciamo mani così, ma anche messa a due bambole in modo tale che si tengono per mano. Allora, aspettate che è volata via. Ah, ci sono altre paia di mani di ricambio. Madonna come pesa, non l'avrei detto, perché io ero abituato sì a quella in resina, ma pensavo che queste fossero più leggere, invece no. Sono belle pesantucce anche loro. Che carina. È veramente, veramente un amore. Fra l'altro, loro vestono gli stessi vestiti delle Kiki Pop, delle Pur Nemo. Quindi c'è, tranne vabbè, scarpe e calze. Poi loro hanno una parrucca, eh. Hanno la parrucca che si può tranquillamente togliere. A me di lei piaceva anche la parrucca. La parrucca e, come vi ho detto, il make-up. Sono veramente, veramente contento. Cos'altro c'ho? C'ho degli orecchini anche. Poi queste altre sono... Questi sono gli scarponcini. La fascia che va messa in testa. La borsetta. Il piedistallo. Gli scarponcini, che a me non fanno impazzire, adesso vedo se c'ho qualcosa, è una taglia un po' strana, e poi delle altre manine di ricambio che sono quelle con i pugnetti, che a me piacciono particolarmente. Allora, l'andiamo a spogliare velocemente? Che dite? O voglio farli prima delle foto così? Ma no, dai, la spogliamo, che così siamo subito curiosi. Perché, ripeto, ok, contentissimo della Sugar Dream, però, cioè, io di Pur Nemo ne ho, quindi, voglio dire, le conosco già. Allora, dovrebbe togliere anche la testa in maniera abbastanza facile, eh? Non lo so, perché fra l'altro è un po', la volevo un pochino anche un po' aggiustare. Va bene, comunque... In realtà a me questo vestitino non è il mio genere, non mi piace... Però ciò non toglie che è molto molto carino. Allora, adesso andiamo a spogliare
Comunque sì, questo vestito lo posso eventualmente utilizzare per un altro tipo di bambola, perché neanche per le pur nemo è il vestito che piace di solito a me. I mutandoni ascellari praticamente. Però sono molto carini. Guardate la ricercatezza e la cura dei particolari, dove abbiamo il mutandone giallo interamente diciamo, per la maggior parte. Del pantalone giallo, ma con la parte finale arricciata che è di un color pesca chiaro, veramente molto carino. Poi abbiamo i leggings enormi e poi abbiamo lei. Aspettate che le metto anche le manine, magari le metto prima. No, devo dire la verità, sono veramente sorpreso. Beh, perché non va? Allora, mettiamo questa e proviamo a mettere l'altra col pugnetto. Cede un po'. L'altra proprio zero. L'altra le sta larghissima. Allora, sono questo tipo di bambole. È molto super deformed, si chiama. Dove appunto sono un po' queste bambole. Ma c'è un problemino con le mani. È un po' largo il foro. Allora, dicevo, queste bambole sono un po'. No, un po', sono un bel po' super deformed. In pratica richiamano un po' lo stile manga. Queste mani un po' grandi, gli occhi molto grandi, molti da manga. Sono, diciamo, cartunate. Ecco, non so se esiste questo termine, però diciamo che ricorda un pochino il termine che. Non so, ho espresso un concetto in realtà perché sono abbastanza colpito, perché è veramente, veramente molto, molto carina. Io ho degli occhi, non so se vanno bene, perché in realtà questi non mi fanno impazzire. Però, ragazzi, allora, io sono veramente super contento perché questo pacco è arrivato. Stop! Poi il resto va tutto, tutto bene. Guardate che bello, che differenza anche di peso fra le due. Niente, queste le manine a pugnetto hanno qualche tipo di problema. Dovrò metterci, secondo me, un po' di patafix intorno. Va bene, allora, con questo video, rivelazione, questo video che finalmente è arrivato questo pacco dopo un mese. La morale di questo video è: non disperatevi mai o rompete i coglioni. Ecco, rompete le scatole, scrivete a chiunque, mandate mail, perché probabilmente la cosa si è un po' sbloccata. Perché, cioè, dopo un mese io in questi giorni sono ritornata alla carica, ho spronato la venditrice, abbiamo fatto dei solleciti, abbiamo fatto dei richiami e quindi, secondo me qualcosa si è un po' sbloccato. È bruttissimo da dire, però, che il codice tracking non ha più nessuna, secondo me, valenza. Zero, nessuna, perché di due pacchi entrambi dicevano che erano consegnati, che avevano provato a consegnare, che sono tornati indietro al mittente e poi alla fine uno di questi pacchi in realtà è arrivato a me dopo un mese. Quindi, sinceramente, gatto, non ti rubare il pugnetto, che devo chiudere il video. Portos. Allora, quindi la morale di questo video è: rompete le scatole e non arrendetevi mai. Detto ciò, controllo la manina. Detto ciò, mettete mi piace a questo video perché io sono felicissimo e mi merito tantissimi like. Condividete il video con chi volete e soprattutto iscrivetevi al canale. Ciao!